L'Anoresia ottiene una vittoria fondamentale per la corsa ai playoff, superando nello stadio Froghieri il Trestina grazie al gol di Falasca. Tre punti d'oro anche perché i verdiazzurri hanno giocato tutta la ripresa in 10 uomini per l'espulsione di Gallo. La cronaca. L'Anoresia ha mantenuto l'iniziativa per tutto il primo tempo, cercando con costanza la via del gol. La prima occasione arriva al secondo su corner. Molino serve Curcio, la cui conclusione viene respinta da un difensore. L'Anoresia sfiora l'1-0 all'ottavo, ma il bolide di Curcio centra la traversa a portiere battuto. Il Trestina dal canto suo subisce accennando solo timide ripartenze. Al quindicesimo Molino serve in verticale il Zazzo, ma Vadi esce e lo anticipa. Il Trestina si affaccia dalle parti di Frasca solo al 22esimo con Salepico, ma senza convinzione. L'Anoresia fa le prove del gol al 27esimo, punizione dalla sinistra di Molino, la palla perviene a Peana che in rovesciata tenta di sorprendere Vadi. Immeritato 1-0 arriva la mezz'ora, Molino uno dei migliori in campo, in becca a Falasca in aria che da pochi passi di testa punisce Vadi. Gli ospiti replicano al 38esimo con una punizione frenosa del Liorni che Frasca para in due tempi. Sugli sviluppi di un corner al 40esimo, doppia occasione per l'Anoresia, ma Vadi respinge in sequenza i tiri di Molino e Penna. Il primo tempo si conclude con l'Anoresia in attacco, al 44esimo contropiede di Zazzo che serve Molino che impegna da fuori Vadi. Nella ripresa la musica non cambia, al terzo Gocci prova dalla distanza, Vadi non trattiene ma Curcio e Lizzaso non riescono a ribadire in gol anche perché ostacolati al limite del regolamento dai difensori. La gara cambia volta al quarto per l'espulsione di Gallo, l'Anoresia si limita a controllare la gara senza abbassarsi troppo cercando però il gol della sicurezza. Gli ospiti invece nonostante la superiorità numerica di fatto non creano problemi dalle parti di Frasca, al 25esimo da registrare una punizione di Molino che Vadi respinge con i pugni. Frasca al 30esimo anticipa Ridolfi lanciato in aria, il pericolo più grosso per l'Anoresia arriva al 31esimo per una disattenzione difensiva che fa pervenire la palla a Salis ma Frasca coi piedi sbronda. Al 34esimo ci prova Ridolfi ma la palla finisce alta sulla traversa. Nel finale non succede nulla e l'Anoresia porta a casa tre punti importantissimi per la corsa agli spareggi.